Ciao ragazzi da Renat House, eccomi di nuovo qui perché volevo parlarvi sempre di un prodotto della DJI. Allora, vi ho fatto fino a un mese e mezzo fa una testa così per la perdita di segnale del mio DJI Mavic Mini. In effetti ho avuto un po' di problemi dovuti al modello del telefono, è vero, perché poi cambiando telefono le cose sono migliorate, però ho visto che è uscito, o uscirà, non lo so, comunque è lì per uscire, il DJI Mavic 2, dove a quanto pare hanno risolto questo problema di trasmissione. Alla fine non ci sono più interferenze né perdite di segnale, perché comunque è sempre in la trasmissione in wifi, ma è col sistema OcuSync, quindi come quelle del Mavic Air 2 del Pro 2, quindi non più sono finite, terminate le fastidiosissime perdite di segnale. Però io ero qui per parlarvi dell'Osmo Pocket, che ho acquistato circa 2 anni fa in occasione del mio viaggio a Zanzibar. Allora, io prima di acquistarlo, come tutti voi, ho guardato tutta la miriade di recensioni, quindi erano tutte positive, e alcune erano anche molto capillari, andavano nel dettaglio, anche per quanto riguarda la ripresa in camminata, ma non, ho visto recensioni dove non si sono soffermate molto su questo dettaglio, perché a quanto pare non era molto stabilizzato, la si correggeva con una semplice modifica della camminata, eccetera. Quindi ho preso dall'entusiasmo per tutte le recensioni positive, non ho fatto caso a questo piccolo dettaglio, l'ho acquistato e quindi sono andato in vacanza a Zanzibar. Allora, come ho già detto in un precedente video, è un prodotto fantastico, come lo è anche il Mavic Mini, il mio drone. Allora, l'Osmo Pocket è un prodotto fantastico, veramente l'ho usato in tantissime situazioni, l'ho usato sul gommone, l'ho usato sul motorino, l'ho usato sull'autobus, l'ho usato in auto, l'ho usato anche sulle piste da sci, l'ho fatta diventare quasi una action cam, anche se non è proprio il suo ruolo, si è comportata benissimo, nessuna vibrazione, veramente, tutti i video belli stabilizzati, ma veramente fatti bene. Ecco, l'unica cosa, magari in motorino, quando prendevo magari delle buche o i tombini, c'era questa piccola vibrazione, una frazione di secondo, però vabbè, basta non prendere i tombini o comunque tagliare quel pezzettino che è proprio una frazione di secondo, poi per il resto veramente nulla, nulla da dire. Ecco, però volevo soffermarmi sulla camminata. Io dopo 2 anni, ripeto, l'ho usato tantissime volte in tante situazioni, però mi ritrovo a non poterlo o non volerlo utilizzare nella modalità con cui lo si usa più comunemente, che è questo della camminata. La camminata è quello che riprende davanti a voi. Allora, potete fare tutti i passi che volete: il passo del leopardo, il passo del giaguaro, il passo del cammello, il passo dell'elefante, non c'è niente da fare. C'è questo ondeggiamento qua, questa onda lunga che vedete sempre, che non lo vedete sullo schermo piccolo dell'Osmo Pocket, ma lo vedete poi sul computer. È una cosa fastidiosissima, brutta veramente, e sì, la si può magari correggere con dei programmi, non lo so, vabbè, però sta di fatto che io, quando sono partito per Zanzibar con l'Osmo Pocket nuovo, bello entusiasta, sono arrivato a Stone Town, nella città, che è una città stupenda, vicoli stretti dove si respira veramente un'atmosfera, si mischia l'atmosfera europea, indiana e africana, e quindi mi sono fatto tutta la città riprendendola camminando. Poi, quando sono tornato a casa, mi riguardo i video sul computer, tutti così, con questa onda lunga della camminata. Boh. Io avevo detto, va, bello stabilizzato, andiamo, chi se ne frega, tanto stabilizza tutto lui, invece assolutamente no. E quindi i video di Stoltano non li pubblicherò, perché a meno che non riesca a correggere in qualche modo. Ho provato veramente anche fare altre camminate, la camminata, come si diceva, appoggia prima il tallone, poi la pianta del piede, però sinceramente l'ho provato in centro a Milano e mi sembra di essere
Pirla, ok? Perché la gente poi ti guarda, sembri un papero e poi lo vai a rivedere e niente da fare, anche con quella camminata c'è l'onda, l'onda lunga. Anche ultimamente a Favignana in piazza, in centro, ho provato a farlo, camminando, cercando di fare molta attenzione alla camminata, che no, niente, come ripeto, guardandolo sull'Osmo, viene un bel filmato, bello fluido, lo vai a mettere sul computer o sul telefono, si vede, non si può evitare, non c'è niente da fare, puoi strisciare in terra, puoi camminare in tutti i modi. Questa onda lunga c'è, anche il mio collega ha riscontrato questo fastidiosissimo problema, tant'è che ha provato a passare ad un'altra parrocchia, ma comunque anche lì il problema si presenta. Ma comunque con l'Osmo Pocket c'è questo problema che non va sottovalutato nell'acquisto. Quindi, siccome ho visto che è uscito il DJI Pocket 2, con delle migliorie, per l'amor di Dio, ci sono, se non sbaglio, quattro microfoni, ho visto, hanno migliorato il sensore più grosso, c'è il wifi integrato, ci sono anche le foto, una modalità migliore che non so, vabbè, adesso non so spiegarvi, e poi c'è anche un sensore sopra per manovrare meglio, per rendere più fluidi i movimenti a destra, a sinistra, in alto, in basso della videocamera, del gimbal, e quindi però se mi avessero detto guarda che è migliorato anche questo problema della camminata, è stabilizzato, non si presenta più, l'avrei comprato al volo. E ho visto che non se n'è parlato tanto in questi, io ho visto dei video, delle recensioni, non è che posso vederli tutti, chiaramente magari qualcuno si è soffermato, ma non lo so, perché sono migliaia e migliaia di video, non è che uno può vederli tutti, però non mi è sembrato che qualcuno ne parlasse così in maniera capillare di questo, perché veramente è fastidioso. È l'uso più comune che si fa di questo bellissimo strumento, di questo bellissimo prodotto, è questo. È comodo anche tenerlo giù camminando, però è questo, tu riprendi quello che hai davanti, cammini e immancabilmente viene una roba così quando la si va a vedere il computer. Diversamente, se cammini e ti inquadri, viene bella liscia, non si nota questo, ma se tu giri la videocamera e la punti davanti a te e cammini, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, c'è questa onda lunga ed è bruttissima. Quindi, ripeto, non lo so, l'Osmo col Pocket 2 se hanno migliorato questo particolare, lo spero, però non mi sembra di averne sentito parlare nelle recensioni che ho visto ultimamente, e quindi è un dettaglio da tenere in considerazione, ok? E comunque ripeto, il prodotto è fantastico, però bisognerebbe migliorare veramente questo particolare, è fondamentale. Mi va bene tutte le migliorie, i quattro microfoni, però questo era più importante, secondo me, di tutti gli altri, ok? Va bene, ragazzi, spero sia stato utile questo mio video. E se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale, ok? E vi ringrazio, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao ciao da Renatao, ciao ragazzi!